costruzioni e che oggi comincia a, come dire, a richiedere a coloro che ne fanno parte il necessario senso di responsabilità, un impegno della propria libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che ci fanno pensare che questa famiglia è ancora l'istituzione più gravida di futuro, perché è una delle istituzioni dentro la quale si sperimenta quel senso di gratuità, quel senso di in fondo spontaneità, quel senso dell'essere amati, che nella società è sempre più difficile da sperimentare. Ecco perché dico che sulla famiglia conviene investire, e devono investire tutti, devono investire le persone, devono investire le istituzioni, insomma deve diventare un investimento per tutta la comunità, perché veramente, e qui chiudo, ma è stato detto anche da chi ha parlato prima di me, su questa istituzione si gioca praticamente tutto della società. Tutto ciò che è rilevante per una società alla fine ci riconduce alla famiglia, e questo secondo me da solo già giustifica che se ne parli, se ne sta stata. Grazie, e magari tra un po' la dedichiamo. Ringraziare il professor Dell'Arbinelli, proseguiamo con il nostro programma di stasera e ci soffermiamo per qualche minuto sul quello di cui vi parlavo all'inizio, quel documento che è stato redatto da una commissione di cattolici impegnati in politica con la regia del progetto culturale diocesano. L'oggetto di questa riflessione era Livorno amica della famiglia, e ovviamente, trattandosi di politici e trattandosi di cristiani, l'oggetto della riflessione era la famiglia così come è prevista nel dettato costituzionale della Repubblica Italiana. E questo è il punto su cui ci siamo ritrovati e che delimita l'oggetto della nostra riflessione. Nel documento che viene consegnato abbiamo individuato, a termine di un percorso di riflessione piuttosto intenso e anche elaborato in diversi incontri, sono state individuate 4 proposte concrete di intervento che tendono a rendere la città più amica della famiglia, come era stato appunto auspicato nell'incontro pubblico che si svolse nella sala del Consiglio Comunale praticamente un anno fa. I 4 ambiti sono quelli della tutela della vita, delle politiche abitative a favore della famiglia, delle politiche fiscali di competenza dell'ente locale e quello della multiculturalità. Per ognuno di questi ambiti abbiamo cercato di individuare anche delle proposte di modifica che potessero aiutare la tutela della famiglia. Alla base di ognuna di queste proposte c'è comunque il principio che la spesa per il sociale, che anche nella nostra città è quantitativamente molto rilevante, deve essere riqualificata e riequilibrata a favore delle giovani generazioni per offrire una prospettiva di futuro alla nostra città.
nello stesso documento si attribuisce un'importanza notevole all'introduzione di misure di equità familiare nella fiscalità comunale, partendo dal rafforzare e rimodulare le misure specifiche per il calcolo dei carichi familiari per le famiglie con figli numerosi, con disabili a carico, con neonati e con bimbi in età scolastica. Si tratta di guardare al domani della nostra città, non solo all'oggi. Io mi fermo qui per non prendere altro tempo, mi limito a chiedere l'intervento di uno di coloro che ha partecipato alla riflessione che abbiamo fatto, che ci porta anche la testimonianza del percorso che ci ha condotto fino a qui. Paolo Fenzi, non vedo. Buonasera a tutti, figuro veramente pochissimi minuti per lasciare poi spazio agli altri interventi e per inquadrare il percorso che abbiamo fatto mi affido veramente a due citazioni. La prima è tratta dalla definizione di quello che è il progetto culturale fatto all'interno di un'assemblea generale della CEI del 2002, che dice, resta così: obiettivo principale del progetto culturale era e rimane l'individuare e riconoscere le sfide cruciali che la cultura pone oggi alla fede per farsi carico delle questioni che concretamente pongono interrogativi al credente e per enucleare stili di vita cristiani praticabili. La seconda citazione, che questa è di poche righe, parte dal documento finale del sinodo diocesano di Livorno del 1985. E dice questo: la Chiesa è chiamata ad impegnarsi direttamente e ad educare i singoli cristiani ad impegnarsi insieme agli altri uomini in un'efficace presenza nel vasto mondo delle situazioni politiche, delle organizzazioni sindacali, sociali e di partecipazione, dove è possibile tradurre in atti concreti i valori universali della pace, della fraternità, della solidarietà e della giustizia sociale. Allora, penso che ho citato questi due importanti riferimenti perché penso che questo progetto nasca ed abbia dei riferimenti importanti, uno nella Chiesa, dunque nel progetto culturale che la Conferenza Episcopale Italiana porta avanti dal 1997, e l'altro dalla necessità della Chiesa di Livornese di potersi esprimere, comunicare le proprie riflessioni e offrire contributi costruttivi a questa città. Il Sinodo ha rappresentato, direi, in modo cruciale questo atteggiamento anche interiore della nostra Chiesa. Un metodo che ha fatto del dialogo fra tanti e diversi soggetti sulla città, con la città, uno stile di servizio alla causa del bene comune, che ha percorso e continua a percorrere il nostro modo di essere Chiesa in questa città. Con il Monsignor Giusti abbiamo iniziato questo percorso di Livorno Amica della Famiglia, che pensa si situa all'interno di questo suo. È la centralità in termini è la centralità della famiglia, in termini anche di politiche sociali, non è solo patrimonio della sensibilità ecclesiale, ma penso che sia patrimonio anche di questo paese. La legge 328 del 2000 riconosce questa centralità con una forte responsabilizzazione anche dei territori, che diventano un luogo fondamentale della programmazione integrata di tutte le politiche. Il documento, come ha già detto Nicola, prova a delineare quattro campi di possibile impegno. Questo impegno però non può non tener conto del contesto socio-economico in cui viviamo. È un mantra del nostro sindaco, ma un mantra penso di tutti i sindaci italiani, che il 2013 sarà un anno orribile per i comuni.
la capacità della leva fiscale si è esaurita, i tagli sono all'osso e ci sono già 50 comuni, alcuni sono addirittura capoluoghi di provincia, che hanno già dato adesione al decreto di predissesto previsto nel decreto fiscale del novembre 2020. Detto questo, però, penso che il documento costituisca senz'altro un contributo forte e da valorizzare all'interno di un dibattito culturale cittadino. Ha però, penso, anche un'altra importante valenza e penso da giocare proprio anche in ambito ecclesiale, perché penso che con questo progetto si immagina anche percorsi futuri chiaramente più partecipati possibili, in cui le persone di fede siano presenti con la forza e la fiducia che deriva loro dall'avere anche una verità sull'uomo, ma con l'umiltà e l'impegno culturale di chi deve trasformare quei valori in decisioni valide per la città dell'uomo del nostro tempo. Vi è la necessità però di sperimentare luoghi che, oltre alla comunione ecclesiale, facilitino una casa comune anche di tipo culturale, chiaramente non politico, ma questa casa di tipo culturale può aiutarci a elaborare, a dare significato, a dare motivazione a dei valori che oggi noi riteniamo universali. È questo un primo passo, penso che tutti ne dobbiamo avere rispetto e cura. Grazie. Allora, ora chiamo qui al tavolo Chiara Domenici, che coordinerà la seconda parte di questa serata. Buonasera a tutti. In occasione di questa conferenza, con Consiglio Giusti, abbiamo pensato che, vista anche l'approssimarsi delle elezioni politiche, fosse interessante ascoltare l'opinione di alcuni dei candidati. Abbiamo pensato di chiamare un rappresentante delle diverse coalizioni che si sono presentate ed hanno presentato il candidato premier. Abbiamo mandato un po' di email, le persone che interverranno questa sera, che sono già programmate, hanno già ricevuto i documenti di cui avete sentito parlare prima e quindi abbiamo chiesto loro di intervenire con un sostegno, un commento, un'opinione proprio su quei documenti. Per la coalizione di centro-sinistra, a cui hanno aderito il Partito Democratico, Sinistra Ecologia e Libertà, Partito Socialista Italiano e Centro Democratico, è venuto il dottor Marco Filippi. E per ogni candidato abbiamo messo a disposizione giusto 3-5 minuti, in modo che possa essere giusto un flash sul documento che era stato mandato, e questo vogliamo lasciare la parola al professor Berardinelli per replicare e poi buonasera, 3 minuti è poco più di un'espressione. Di fronte a un effluvio invece di riflessioni, di stimoli estremamente significativi, importanti, che meriterebbero veramente ben altri tempi, ben altre condivisioni. Sul documento che è stato predisposto, in più c'è sicuramente da apprezzare, ma sicuramente da assumere, da sostenere anche nel rispetto ovviamente delle prerogative istituzionali, in questo senso. Vuol dire di conforto la presenza dell'asilo, del presidente della provincia. E devo dire, non ho letto nel documento che sapevo, veniva da lì, tutto anche un lavoro intenso, la presenza del capogruppo, del partito della comune, è per sé una garanzia di questo lavoro. Non ho letto elementi di contraddizione rispetto all'azione di governo in generale. E lo dico anche conoscendo interventi anche importanti e significativi per qualità, per la modalità in cui si realizzano e anche per l'intensità. Le preoccupazioni, devo dire sinceramente, casomai risiedono sulle prospettive che abbiamo di fronte, sulla capacità di poter garantire e migliorare la prosecuzione di queste iniziative, di queste attività. E allora veniva giustamente detto che alla politica è chiesto di dare speranza, e giustamente, ma perché la speranza non sia solo vana illusione, occorre avere fiducia. Ecco, allora io
molto spesso in questi giorni forsennati, ma anche disperatissimi di questa campagna elettorale, faccio un esercizio, mi sforzo di mettermi nelle condizioni di chi ci ascolta, soprattutto di chi vede, a volte rappresentazioni televisive oppure ascolti radio, dove sembra di essere un po' giunti, come dire, a un po' a salti di fine stagione, addirittura come dire offerte per chiusura di esercizio. Allora la voglio dire così, mettendola all'opposto. Giustamente si parla di intervento sociale, interventi in cui le istituzioni, l'amministrazione, lo Stato, a diversi livelli, hanno bisogno di risorse economiche e di risorse umane, perché i servizi sociali sono servizi di persone rivolte ad altre persone. Occorre motivazione e occorrono strumenti. Consentitemi, io credo che le tasse non sono belle, ma sono assolutamente necessarie. Sono assolutamente necessarie per garantire quella dimensione indispensabile per la protezione sociale della comunità, per riuscire a proteggere chi ha di meno. E allora io credo che in questi anni è mancato anche un tratto forte, determinato, dal punto di vista, un tratto ineudibile di equità. La dico una parola che è in qualche modo il nostro slogan, ma ha un sentimento profondo, che chi ha di più deve dare di più per tutti. Questo è il senso che mi sembra assolutamente utile da, da raccogliere. E se ho ancora un minuto, ma non vorrei veramente fare. Giusto. Beh, la dico così. Mi è piaciuto moltissimo, molti passaggi del professore mi sono. L'ho apprezzato sinceramente. Ma giustamente mi ha detto che il presupposto per la vita, la nascita, è sostanzialmente un gesto d'amore. Una famiglia ha come presupposto quel gesto d'amore. Ecco, io credo che la società, nelle sue articolazioni istituzionali, sociali, economiche, deve fare in modo che quel gesto sia possibile, i gesti di amore siano preservati e si possano moltiplicare. Beh, allora penso però anche alla condizione giovanile, una condizione spesso di precarietà nelle dimensioni di lavoro come nelle dimensioni di vita. Urge anche una questione di diritti che devono essere riconosciuti, devono essere applicati. Chiudo qua. Grazie. Nella coalizione di centrodestra, Popolo delle Libertà, Fratelli d'Italia, Lega Nord della Destra, c'è il candidato Paolo Guarabino. Buonasera a tutti, in primo luogo ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo per questo invito, e è stato assolutamente gradito, e devo dire che con l'abile regia della diocesi siamo riusciti ad arrivare laddove la politica raramente arriva, cioè a un documento condiviso, bipartisan, un documento su tematiche fondamentali per la nostra società come è quella del tema della famiglia. Devo dire che le riflessioni sarebbero molteplici, e vi sarebbero riflessioni su un piano più astratto ed altri da fare invece su elementi di concretezza, e partendo così con qualche flash sotto il primo profilo mi viene da pensare all'introduzione iniziale del sindaco e alla sua esternazione circa il concetto di laicità dello Stato. Ebbene, io questo lo condivido assolutamente, però devo dire che proprio su una tematica particolare come quella della famiglia, io penso che questa laicità molte volte si è trasformata, ed una giusta anche a confessionalità dello Stato, si è trasformata anziché un elemento neutro dove un contesto dove possano essere favorite la crescita appunto delle religioni ma anche delle istituzioni, in realtà si è molte volte appunto trasformato in un elemento che dissimula, non dico un'ostilità nei confronti di determinate istituzioni, ma certamente un elemento di esclusione. Allora io non sono così d'accordo poi che
lo Stato debba essere in questi termini a confessionare, perché secondo me si rischia poi di arrivare a una società fin troppo basata su elementi temporali, poco su altri elementi, mi viene da dire anche su elementi religiosi e cattolici nel particolare. La Gaudium Spes, è vero che con il Concilio Vaticano II appunto si è esaltato l'elemento della inclusività della Chiesa, però devo dire che la Chiesa è sempre stata inclusiva. Fin dai tempi delle persecuzioni dei cristiani, quindi particolari cristiani che poi se ne andavano nel periodo della persecuzione a esaltare i titoli pagani, poi sono sempre stati riaccettati, qualcuno magari non l'ha fatto di buon grado, ma la storia della nostra Chiesa insegna questo, forse anche per questo è il motivo per cui dopo 2000 anni siamo sempre qua, insomma l'istituzione è sempre più che viva. E sul piano degli elementi invece pratici, devo dire che ho apprezzato molto il lavoro sul documento, che ha portato appunto a una sintesi, ma direi a enunciazioni di principio. E mi piacerebbe molto che poi queste enunciazioni di principio fossero tradotte poi nei fatti, e non faccio riferimento io a garanzie di presenze di capogruppi piuttosto che di un partito piuttosto che di un altro. Mi piace pensare che sia stato un documento redatto da uomini e da cattolici, prima ancora che da politici, che si sono messi insieme per istituire, appunto, creare un documento che possa essere utile come azione concreta per migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie nel particolare. Mi piace sempre evidenziare l'aspetto del cattolico, che direi che deve essere prima il cattolico a portare nell'ambito delle istituzioni e del partito i propri valori, piuttosto che il partito, le dottrine di partito che vadano a condizionare il cattolico. Mi piacerebbe che questo fosse condiviso e che quindi poi non ci fossero ostacoli nel tradurre infatti queste enunciazioni contemplate nel documento. Ho molto apprezzato la prolusione, direi, del professor Bernardinelli direi che l'accostamento immediato alle problematiche della famiglia, alle problematiche educative, mi viene proprio da pensare alla tematica della scuola che è stata appena accennata. È chiaro che l'educazione poi dei figli, che ritengo sia un dovere ma anche un diritto dei genitori, postula poi anche l'educazione scolastica. E io, diciamo, come la maggior parte dei componenti poi del nostro partito, siamo favorevoli alla necessità che i genitori possano poi in qualche modo scegliere quelle che sono le istituzioni che poi debbano provvedere all'educazione dei loro figli. In questo senso non siamo contrari alla scuola privata, e ritengo che un articolo 33 della Costituzione, che ancora oggi impedisce il finanziamento pubblico alle scuole private, sia assolutamente anacronistico e quindi fra gli altri anche da modificare. Dottor Barbina, per favore, ringrazio tutti e quindi poi ci rivedremo prossimamente. Grazie. Coalizione di centro, Unione di centro, Future Libertà per l'Italia, Italia Futura, Comuni per l'Italia. Il candidato Roberto Lombardi. Buonasera a tutti, ci è stato chiesto di essere buoni e vecchi, cercherò di essere all'altezza della raccomandazione. Entro subito nel merito, chi mi conosce sa che mi sono occupato anche se non ho necessità di associazionismo cattolico, soprattutto di associazionismo familiare della scuola. Quindi, se posso richiamare un attimo rapidamente il concetto di chiesa domestica, come famiglia e chiesa domestica, ne deriva che anche la famiglia in quanto tale è madre maestra, madre e magistra, perché la famiglia è nel contempo custode della vita e protagonista del suo ruolo educativo. Sotto questo profilo, la raccomandazione educativa nel documento che ci è stato proposto forse avrebbe richiesto.
paroline in più, se posso, l'unica chiosa da parte mia è questa. Peraltro devo richiamare l'intervento che mi ha preceduto sul piano della correttezza semantica di quello che è stato esposto. Qui non si parla di scuola privata, ma si parla di scuola pubblica, e la legge 62 del 2000, a firma D'Alema e Berlinguer, ha stabilito la parità scolastica con il riconoscimento delle scuole paritarie dalla Ghiri, sul riconoscimento del fatto che tutta una serie di scuole non statali, a gestione non necessariamente religiosa, ma anche quelle comunali, sulla base di determinati requisiti, sono scuola pubblica a tutti gli effetti. Questo è l'aspetto da ricordare anche quando a volte si fanno gli accertamenti ICI, ma devo essere buono e quindi qui mi fermo. Il documento è stimolante, il documento è senz'altro l'inizio di un percorso, e siamo a un anno dalle amministrative, direi che conta molto quello che si scrive e quello che insieme si decide di iniziare a fare. Conterà di più come questi intenti saranno declinati completamente, e questo è il ruolo della politica, che spetta alla politica definire le priorità, definire le risorse e soprattutto l'allocazione delle risorse necessarie. Grazie. Per la coalizione di Rivoluzione Civile, Italia dei Valori, Movimento Arancione Verdi, Partito Comunista, Nuovo Partito d'Azione, Partito Italiani, è presente il candidato Gisella Segrettini. Voleva dire unioni tra persone di sesso diverso, ma questa è una interpretazione
interpretazione che è storico-religiosa, però è strano